Quali potrebbero essere 10 giochi single player da finire in 10 ore? Ciao a tutti e bentornati su Top Games per il primo video che effettivamente sto registrando all'interno del nuovo anno. Scegliere 10 titoli single player da inserire all'interno di questa top è stato veramente difficile, perché sono tanti i giochi che si possono finire in circa 10 ore, ma soprattutto sono tantissimi i titoli degni di nota. Quindi, per ringraziarvi di questa grandissima fatica, mi raccomando, qua sotto in descrizione trovi i link a tutti i nostri social più belli che tu abbia mai visto, dove carichiamo contenuti esclusivi che su YouTube non trovi, quindi iscriviti anche lì. Ultima cosa prima di iniziare, sappi che sono divisi numericamente, quindi in una top 10 da 10 a 1, ma non c'è un reale vincitore. Io metto questi titoli tutti quanti sullo stesso piano e l'unica cosa che li distingue è il mio gusto personale. Alcuni mi sono piaciuti di più e altri di meno, però comunque so riconoscere il loro reale valore. A Plague Tale Requiem. Anche se avevo vissuto il titolo come un emulatore di AAA che puntava a giochi come The Last of Us o simili, e mi sono dovuto ricredere. Bella la storia e bellissimi gli ambienti. Il gioco regge nonostante sia lungo soltanto 10 ore, con un susseguirsi di eventi ben gestiti, anche se alla lunga un pelino ripetitivi, questo me lo dovete concedere. Le orde di ratti sono una cosa magnifica e sono gestiti tutti singolarmente. Questa cosa mi ha letteralmente sbalordito. Però dobbiamo essere sinceri anche su un fatto. Quando sono tanti sullo schermo, il gioco ha dei piccoli rallentamenti che sono comprensibili e passano in secondo piano per la grandezza di questo titolo. Batman Arkham Asylum, 11 ore di giustizia mascherata nel gioco più corto della saga, ma anche il più variegato. Quando uscì sembrava essere quasi un miracolo per la velocità e la fluidità dei combattimenti, ma questo miracolo lo riviviamo ancora oggi con gli odierni Spider-Man, perché se non lo sai, tutta l'origine parte da Batman. Poi hanno pensato a Spider-Man e a mettere insieme il sistema di combattimento che c'è in Batman anche dentro Spider-Man, modificandolo. Però l'origine è proprio lui, Bruce Wayne. C'è anche da dire che 11 ore nelle grinfie dell'enigmista non sono poche, ma le meccaniche stealth e le animazioni rendono tutto questo davvero epico. Ghostwire Tokyo, 10-11 ore più o meno per la storia principale, ovviamente, tra le strade di Shibuya e Tokyo, sono davvero incredibili se ti piace il genere. In un mondo invaso dagli spiriti, tu, il tuo possessore e la tua mano magica siete l'unica possibilità di scampo. E sì, hai capito bene, ovviamente sei posseduto e sei anche morto prima, ora sei vivo e fai magie spettacolari. L'open world di Ghostwire Tokyo, per quello che mi riguarda, è veramente ben gestito. La grafica è superiore al normale e ci sono un casino di collezionabili in tutta la città. Quindi gli amanti del grinding troveranno pane per i loro denti. Hi-Fi Rush, 10 ore di ritmo e azione sono il numero perfetto per farti amare un gioco ma senza annoiarti. Anche se il tutorial, devo essere estremamente sincero, è un pochino troppo lungo e potrebbe smorzare la bellezza del titolo, ho trovato tutto quello che veniva detto necessario per comprenderlo appieno alla fine. Inoltre è anche uno dei giochi più accessibili del momento e questo è un altro dato molto positivo. Lo stile dell'animazione e dei colori condiscono il tutto a dovere e lo rendono quasi a livello di un film di animazione. Inutile ricordarti inoltre che fa parte dell'Xbox Game Pass e del PC Game Pass, quindi se hai PC o Xbox è anche gratis da provare perché fa parte dell'abbonamento. Secondo me è uno di quei titoli insieme a Cocoon che andrebbero provati almeno una volta nella vita, perché sono davvero piacevoli e ti fanno vedere e vivere il videogioco in maniera un pochino differente. Mafia Definitive Edition, e fa strano anche a me nominarlo all'interno di una top dei giochi che si possono finire in 10 ore, perché effettivamente è uno di quei titoli che io identifico quasi sempre vicino a un GTA, un open world, la mafia, le scorribande, andare, rapine, fare cose, e invece la storia principale dura 10 ore. È assurdo.
Però sono 10 ore con un ritmo simile a quello di un film ispirato alla mafia. Il gioco regala belle ambientazioni, bella storia e un gameplay divertente. Ma di base non sperate nella fisica degli incidenti, perché quella effettivamente è un pochino brutta. Ratchet & Clank Rift Apart, l'ultimo capitolo firmato Insomniac della saga, ovviamente di Ratchet & Clank, esclusiva per PlayStation 5, che rispecchia perfettamente tutti i suoi predecessori e ne migliora le meccaniche. Innovazione, nuove feature e l'intera concezione di gioco un po' stravolta hanno dato vita a un vero e proprio piccolo capolavoro, perché abbiamo 11 ore di gioco estremamente divertenti e belle da vedere. È vero, i livelli sono piuttosto lineari, bisogna essere anche un pochino sinceri, ma la varietà di armi, puzzle game e animazioni rendono ogni passo unico, che poi con l'aggiunta del viaggio interdimensionale diventa qualcosa di folle, perché i mondi in cui viaggiamo sono sempre caricati, quindi il passaggio non ha rallentamenti né scatti e il gioco fila liscio come l'olio. Quindi brava Insomniac anche per l'ottimizzazione. Resident Evil Village, 9 ore e mezza di incubo all'interno della capitalizzazione e finalmente oserei dire di Resident Evil 4 da parte di Capcom, che si è resa conto del vero potenziale delle meccaniche che aveva già nelle sue mani e ci ha donato Village, che per quanto in alcune cose tentenni ancora e liano mi faccia proprio impazzire, è un'esperienza piena e divertente. Se paurosamente divertente, perché comunque riesce a metterti addosso tutta una serie di inquietudini che tu prima non avevi. Però in Resident Evil Village abbiamo storia, ambientazioni e dettagli di primo ordine, e in più tu hai anche il potere di poter esplorare. Tutto questo aggiunge dei livelli di profondità molto più amplificati al gioco e anche un po' di respiro. E saliamo nella top 3, dove scende in campo finalmente Dead Space Remake, con 10-12 ore di gioco circa, che a mio avviso per un horror di questo tipo sono ottime, dal momento che un horror troppo lungo diventa monotono perché poi è un po' tutto uguale, e troppo corto tutto diventa condensato, saltando da un jumpscare all'altro, da una scena splatter all'altra. Insomma, 10-12 ore secondo me per un horror sono praticamente perfette, perché riesce a dare un equilibrio alla storia, agli eventi e alle scene un po' più crude o spaventose. E in effetti in Dead Space quest'altalena è gestita molto bene, devo essere sincero, e la grafica fa da padrona. Giocare come Isaac Clarke, l'ingegnere protagonista e addetto alle indagini sulla Ishimura, è molto soddisfacente, soprattutto come dicevo per il livello grafico raggiunto in questo remake, che ha spezzato l'opinione comunque dei giocatori a metà, tra chi lo ama e chi mente. Ovviamente scherzo, il gusto non si discute mai, c'è a chi piace, c'è a chi non piace e ci sta tutta. Il mio consiglio è in questo caso di provarlo, perché Dead Space all'epoca regalava un'esperienza molto bella, ma particolare. Oggi è un'esperienza per lo più cinematografica, dove noi viviamo tutto quello che succede ad Isaac Clarke in prima persona ed effettivamente rende molto bene, devo essere sincero. Robocop, un po' più corto rispetto agli altri, ma me ne frego perché è bello e ce lo metto anche se dura soltanto 8 ore e mezza. Che però anche in questo caso è la durata perfetta per un titolo di questo tipo, rievocativo e che ti permette di rompere praticamente tutto. Sì, perché diciamo che la storia non è delle più alte che ci siano, ecco. Però c'è il lato positivo, che per una volta tu non sei l'eroe che perde i superpoteri, quindi ritorna come ciofeca e deve rifare tutto il tragitto. Tu sei il tizio super cazzuto del videogioco e basta, cioè vai in giro, spari, sei Robocop, un robot poliziotto tank con la super pistola e la vista che ti indica dove sono i nemici. E cavolo, sì, finalmente il gioco che mi fa giocare i miei ricordi.
Perché Robocop era così, cioè lui moriva da umano e ritornava come macchina superpotente. Perché io nel gioco dovrei fare in maniera differente? Prima posizione, Super Mario Wonder, il mio GOTY 2023. So che questa affermazione ti può far storcere il naso, che puoi condividere come no, ma a me Super Mario Wonder è piaciuto un botto. 9-10 ore di gioco circa per completare le quest principali e poi ovviamente tutto l'universo di quest secondarie e segrete per completare il titolo al 100%. Il gioco mi ha riportato nel passato, mi è sembrato di essere tornato ai tempi di Super Mario Land 2 per il Game Boy, dove io potevo andare dove mi pareva e dove potevo fare un sacco di cose. Mi è piaciuto, il gameplay è ricco e originale, anche se devo riconoscere comunque che c'è dell'ispirazione. So perfettamente che alcune cose erano già presenti in Rayman, però cavolo, in Mario sono riusciti a fare il gradino in su. Hanno migliorato un qualcosa rendendolo proprio e trasformandolo in qualcosa che effettivamente non c'era. Hanno dato un senso di profondità e completezza al titolo di Mario a scorrimento laterale che fa veramente paura e per me hanno tutta la mia ammirazione. E ora spazio al videogioco bonus. Metro 2033 e Last Light sono due dei tre titoli che compongono la trilogia che però si possono terminare in 10-11 ore circa e vale la pena se amate i giochi sullo stile post-apocalittico. Io ve lo consiglio in particolar modo perché è un gioco che ti dà veramente tantissimi spunti e che ti porta a giocare ad un livello superiore. Ti mette veramente in difficoltà e ti porta a ragionare su ogni cosa che vai a compiere all'interno del gioco. Secondo me la trilogia è veramente magnifica e andrebbe comunque giocata nella sua interezza, ma soprattutto andrebbe ragionata sulla chiave proprio del post-apocalittico, cioè che cosa ha portato al gioco che sto giocando. Perché comunque anche a livello storico ha tutto un suo senso. E adesso tocca a te, perché il video è finito, quindi fammi sapere quali sono altri titoli che vorresti vedere in una top di questo genere, quindi parlando sempre di single player e più o meno sulle 10 ore di gioco. Noi ci vediamo nella prossima top sempre qua sul canale e mi raccomando iscriviti, attiva la campanella e qua sotto in descrizione trovi tutti i link ai nostri social dove troverai contenuti esclusivi che sul canale non pubblichiamo. I nomi che vedi scorrere sono i nomi dei nostri abbonati che ci supportano attivamente ogni mese. Se anche tu, come loro, vuoi vedere i nostri video prima degli altri, non devi far altro che abbonarti.